I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. Ciao a tutti amici di Qui Bologna TV. Oggi la nostra rubrica On Air ci porta a Boston, negli USA, dove si stanno vivendo momenti di terrore. Il sindaco infatti ha invitato la popolazione a chiudersi in casa, perché uno dei due attentatori della maratona del 15 aprile scorso sarebbe ancora a piede libero, armato e pericoloso. Non si hanno informazioni precise circa l'identità dell'uomo, mentre giungono notizie che il secondo attentatore, detenuto in ospedale in seguito ad uno scontro a fuoco con la polizia, sarebbe deceduto. I due, che lunedì scorso hanno fatto esplodere due ordigni all'arrivo della maratona più antica del mondo e in seguito si sono barricati dietro una macchina sparando all'impazzata sui poliziotti, sarebbero due studenti dell'MIT e il loro identikit è stato ricostruito grazie alle immagini scattate da alcune telecamere di sorveglianza. L'attentato ha provocato 3 morti e numerosi feriti e sta continuando a tenere in scacco l'intera cittadina di Watertown, mentre la polizia promette una caccia all'uomo porta a porta. Tuttavia, questo ennesimo avvenimento alimenta l'infinita polemica circa la facilità di ottenere armi a buon mercato dai cittadini americani. Sarà interessante vedere se Washington deciderà di comportarsi nei confronti dei problemi di politica interna con la stessa decisione con la quale ha affrontato in settimana la Corea. A quanto pare, però, le lobby delle armi, tra le quali la National Rifle Association, fanno molto più paura rispetto a Kim Jong-il, dittatore coreano. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes